questo il responso ufficiale. Alessandro Bertuola è il vincitore di questa fondo Riccione Nalini, ma naturalmente un grazie al tuo amico Cunico, tuo amico compagno di squadra, e avrai poi sicuramente durante la stagione modo di ricompensare per questo successo. Sì, come ho detto stamattina, mi piaceva migliorare il risultato qui a Riccione, insomma, sono sempre salito a podio, un terzo, un secondo, mancava la vittoria. Oggi è stata la giornata giusta, il meteo è stato stupendo, ho trovato un gran compagno e amico, Roberto. Senza di lui non so se avrei vinto, veramente oggi è andato molto molto forte, e ho un po' patito, mi mancava un po' di brillantezza, però grazie a lui siamo riusciti ad arrivare all'arrivo e devo ringraziarlo. Sicuramente la stagione è lunga e contraccambierò sicuramente questo favore che mi ha fatto lui. Voglio ringraziare innanzitutto tutto il team Beraldo, gli sponsor che ci sostengono, Beraldo, Cicli Beraldo di Mario Beraldo, Green Paper di Berlese, Roberto, l'Europa Ovini e soprattutto i tre main sponsor, e poi tutti gli altri sponsor tecnici dall'MST in abbigliamento, dove lavoro, la Gaerne che ci fornisce le scarpe, insomma la Six, i caschi SH, Oakley, insomma senza di loro non saremmo qui, insomma non potremmo sostenere una stagione intera, e grazie a loro e adesso tocca a noi contraccambiare. Roberto Cunico, una giornata trionfale per i vostri colori, la doppietta vostra, Alessandro Donati che vince a Monaco il Criterium, Andrea Ceccarossi che vince la Mediofondo di Firenze per quel che riguarda l'Europa Ovini, dunque un gruppo molto forte. Sì dai, da quando è entrato anche Gabriele Marchesani, ci ha dato qualcosina in più, una mano a livello economico e anche una spinta molto importante a livello morale. È una persona molto inserita nel movimento. Ripeto, ringrazio comunque Beraldo e Roberto Berlese, che oggi fra l'altro era anche in macchina con noi, ci ha portato un po' di fortuna. Oggi le forze erano molto, molto competitive, poi dopo ci siamo trovati io e Alessandro e abbiamo spinto fino in fondo. Cairelis probabilmente se non rimaneva fuori all'inizio sarebbe stato un osso duro da portarselo dietro, però le corse sono fatte anche di furbizia, noi abbiamo giocato un po' di furbizia all'inizio e siamo riusciti ad andare via. Niente, oggi avevo una grande gamba e Alessandro però era la sua volta, perché dopo un secondo posto a Cecina e un terzo alla Cassani, ora era la sua volta, quindi dai, va bene così, la maglia è la stessa. Avrei sempre voluto aiutarlo anche gli anni scorsi, solo che aveva una maglia diversa. Finalmente ha cominciato a correre con me e adesso si prenderà qualche bella soddisfazione, se ne renderà conto. Due portacolori della Beraldo Green Paper, andremo a vedere chi taglierà per primo il traguardo, accompagnati da Paolo Rinaldi, Moto Informazioni, Bertuola e Cunico. Andremo a vedere chi taglierà per primo il traguardo. Alessandro Bertuola, qualche metro di vantaggio, Bertuola, Cunico.